E la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retare. Figlia mia, cos'hai a dare, mamma mia, pensici tu. Ciao a tutti ragazzi, sono Zisavape, benvenuti nel mio canale dove si parla di e-liquid, sigarette elettroniche e tutto ciò che fa parte del mondo dello svapo. Oggi voglio fare una recensione a cui tengo tantissimo, sono molto fiero e orgoglioso di fare questa recensione. Oggi vi voglio parlare di un liquido che ho cercato da tanto. Sono andato in vacanza a Palermo, l'ho cercato anche lì perché pensavo che lì fosse più facile trovarlo. Ho trovato una persona in un negozio che non lo aveva in vendita, lo aveva per lui e me ne ha voluto regalare 10 ml per farmelo provare. Oggi sono orgoglioso di fare la recensione sul liquido della decima e-liquid al cannolo siciliano. Purtroppo io non ho il packaging perché questi 10 ml mi sono stati regalati, però il packaging è quello che vedete nell'immagine qui sopra. Cannolo di Sicilia di Decime Liquidi. Decime Liquidi è un'azienda proprio siciliana che ha voluto ricreare il sapore del nostro dolce, famoso in tutto il mondo, uno dei dolci più buoni in assoluto, uno dei dolci per cui vado orgoglioso, il mio dolce preferito in assoluto, il cannolo siciliano. Allora, voglio fare un po' di chiarezza perché io ho visto diversi youtuber fare la recensione di questo liquido parlando del cannolo. Youtuber, per carità, molto, molto superiori a me, con molti più iscritti, con molta più esperienza nel mondo dello svapo. Ma se parliamo di cannoli, diciamo che ho sentito delle cose che non sono proprio veritiere. Essendo io palermitano, essendo un amante del cannolo, essendo che lo mangio da sempre, so com'è fatto, so che cosa ci va e so com'è un cannolo buono, ci tengo a dire com'è fatto veramente il cannolo. Innanzitutto è una cialda croccante, forma cilindrica, tubolare, che dà il nome al dolce. Quindi il nome cannolo viene dalla cialda fritta che riveste, che copre, dove al suo interno troviamo una crema di ricotta. Crema di ricotta da noi si fa solo con ricotta di pecora, quindi si sa che i dolci siciliani la maggior parte sono con base di ricotta. Quindi il cannolo di siciliano è una cialda fritta ripiena di crema di ricotta. Ho sentito dire che nella crema di ricotta ci sono i canditi, non è vero assolutamente. La crema di ricotta semmai può essere o senza niente, così normale, dolce, o con l'aggiunta di gocce di cioccolato, ma già quella è un'aggiunta, quindi il cannolo classico all'interno, la ricotta è solo crema di ricotta. Il candito va posato o sul cannolo o sulle due basi dove si vede la ricotta, quindi nelle due estremità, come guarnizione. Sì, si può mangiare, si mangia, però è una guarnizione che va messo o sopra, ma comunque all'esterno del cannolo. Quindi non diciamo cose non vere, soprattutto se i cannoli non li abbiamo mangiati in Sicilia, se non li abbiamo mangiati a Palermo, se non sappiamo qual è il vero cannolo siciliano e l'abbiamo mangiato chissà dove, solo perché si chiamava cannolo siciliano. Io purtroppo sui cibi, sulle pietanze della mia regione ci tengo a difenderli. A volte vado in giro, vedo delle sfoglie fritte, che magari sono tipo di pasta brioche, cose di questo tipo, che da noi sono tipo i cartocci con la ricotta, con scritto cannolo. A me, non vi nego che a me 5 minuti vengono, perché il cannolo è un'altra cosa, il cannolo lo facciamo solo noi e lo sappiamo fare solo noi. Quindi è il nostro dolce tipico, ogni regione c'ha i suoi, quello è il nostro, quindi ce lo difendiamo e ce lo teniamo così com'è. Quindi ripeto, non ci sono i canditi all'interno della crema di ricotta e non è una ricotta qualsiasi, è ricotta di pecora. Quindi cialda fritta, crema di ricotta di pecora con guarnizione di frutta candita. Questo è il cannolo siciliano, né più né meno. Nella provincia di Palermo c'è un paese famosissimo per i cannoli più buoni della regione, che è Piana degli Albanesi, un paese proprio famoso sia per il lago che per la produzione di cannoli. Sono dei cannoli, almeno quelli che quando li ho mangiati io erano buoni. Ora mi dicono che si è fatto più il nome, non è più così, questo non lo so, io quando l'ho mangiato era favoloso. Particolarità del cannolo, semplice, però deve essere fatto bene. La cialda deve essere asciutta, quindi non unta di fritto, e soprattutto croccante, perché deve andare a contrastare con la cremosità e la morbidezza della ricotta. Perfetto, vi ho detto cos'è un cannolo, ve l'ho descritto, adesso possiamo parlare del liquido. Intanto, a chi parlo del cannolo siciliano, voglio salutare
tutti quelli che mi seguono proprio dalla Sicilia e tutti i miei amici siciliani, quelli che mi fanno sentire un po' meno la mancanza della Sicilia qua a Mantova, e cioè i miei colleghi Maria Grazia e Roberto, anche il fratello Federico, tutti i siciliani che conosco qui e tutti i siciliani in genere. Comunque passiamo alla recensione del liquido. Io lo vado a provare sulla Fukai 213 mini con il Druga. Ho cambiato settaggio, stavolta ho preferito fare 5 spire, ho preferito farne 5 di spire su punta da 3. E mi è venuta una resistenza da 0,18. Allora, andiamo a sentire l'olfatto. Allora, l'olfatto viene più l'odore che rilascia la cialda fritta quando viene appena fatta, quindi all'olfatto sentiamo molto la cialda del cannolo. Lo vado a drippare all'interno del Druga. Ad aggiustare, perfetto. Solito settaggio 200 gradi in temperatura. Allora, come potete vedere, io è una giornata che lo provo prima di fare la recensione perché non mi va di dire cose che non sono o sentirlo male, soprattutto un liquido del genere a cui tengo spiegare bene. Allora, sa di cannolo siciliano? Sì, sa di cannolo di Sicilia. Allora, partiamo dalla descrizione. Quando noi svapiamo, la prima cosa che si sente è l'intensità della cialda fritta, quindi si sente subito a botto la cialda fritta. In bocca, poi, dopo la svapata, quando buttiamo fuori il vapore, ci lascia la cremosità della ricotta. Quindi quella sensazione di corposo della crema di ricotta lo abbiamo dopo e lo abbiamo anche, ce lo abbiamo sia in bocca quando svapiamo. Quindi in bocca abbiamo la corposità della crema, mentre il sapore è quello della cialda fritta. Quando buttiamo il vapore, in bocca ci rimane la sensazione della crema, quindi la bocca pastosa. La sensazione che abbiamo dopo aver mangiato il cannolo. In alcuni tiri sento anche un leggero gusto dolce, leggermente agrumato di quelli che sono i canditi che vanno a guarnire il cannolo, quindi o di sopra o nei due lati. La frutta candita che si usa per il cannolo di solito o è la scorza d'arancio candita oppure sono le ciliegie candite, quindi sempre con quella punta nel dolce di acido che va a contrastare, quindi a rendere sia il dolce che in questo caso il liquido un pochettino più rotondo. A me quando ero piccolo il candito non mi piaceva, lo toglievo e mangiavo solo il cannolo, mi faceva schifo. Ora devo essere sincero, lo mangio pure perché è pure buono, nell'insieme ci sta. Che quando dai un morso e prendi sia la cialda croccante, il ripieno dolce e cremoso e il frutto che gli va a dare insieme alla dolcezza una punta di acidità. No, cioè di sì, vabbè. Niente. Mi impappinavo, come si dice da noi. Comunque, veramente buono. Ci sta, è una punta leggera, ma deve essere leggera perché all'interno della crema non troviamo tutti questi canditi come sembra e come vi vogliono fare credere chi ha assaggiato il liquido e vuole fare l'esperto sul cannolo. Non è così. È una punta leggera di candito, come se si trovasse proprio sulla punta all'inizio della ricotta. Tutto qui. Il liquido è molto molto fedele e di questo ne sono veramente veramente contento perché ne vale la pena veramente comprarlo. È un liquido che consiglio a tutti gli amanti dei dolci, dei cremosi, volevo dire, di tutti i liquidi cremosi, perché questo è un cremoso al 100%, ovviamente ricrea un dolce tipico, quindi è solamente per chi ama i cremosi. Anche per chi ama il cannolo, perché magari io svapo fruttati, però amo il cannolo e ogni tanto un tiro di cannolo per ricordarmi com'è un cannolo siciliano lo vado a fare, quindi è un liquido che io consiglio assolutamente. E niente, io con questo ho detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto. L'ultima cosa da dire è che, come al solito, a prescindere dai miei gusti,
Prendetelo e provatelo voi perché, come diciamo noi, soprattutto in questo caso, ogni lassata è piessa. Con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere se conoscete il liquido al cannolo, se conoscete i veri cannoli e come sono fatti e se vi piacciono oppure no. E condividete il video e iscrivetevi al canale di Zisavape. Con questo è tutto, alla prossima recensione.